Bene, si sta avviando la registrazione della sessione. Io a questo punto inizierei così a fare una piccola introduzione a questo webinar di presentazione dei risultati della consultazione pubblica sulle nuove linee guida open data su cui appunto si è lavorato in questo ultimo mese. Come molti di voi sanno, a dicembre è stata recepita la nuova direttiva 1024-2019, la cosiddetta direttiva Open Data, che ha cambiato un po' lo scenario rispetto alla normativa esistente e alla precedente direttiva europea. Ovviamente adesso Antonio Rotundo dell'Agenzia per l'Italia Digitale ci darà un po' di dettagli sulla tipologia di commenti ricevuti e suggerimenti che sono stati proposti. Però ecco, segnalo le principali novità che sono l'introduzione dei dati dinamici e diciamo degli specifici dettagli su questo aspetto e la categoria dei dati ad elevato valore, su cui poi ci soffermeremo anche nei mesi prossimi con dei dettagli sulle modalità di pubblicazione e su appunto manuali e guide operative per le amministrazioni che appunto intendano seguire questo processo o comunque che sono obbligate a seguire questo processo. Il webinar è un po' più corto rispetto ai precedenti, fa parte del progetto Italia Login, quindi di supporto del Formez all'Agenzia per l'Italia Digitale. Su servizi e su tutta una serie di attività che stiamo portando avanti. Questo webinar, appunto, ha lo scopo di illustrare i principali risultati della consultazione pubblica. Non faremo un'analisi dettagliata di ogni singolo commento, ovviamente, che abbiamo ricevuto, tenendoci un po' di tempo a disposizione nelle prossime settimane per fare appunto un'analisi dettagliata e anche per fornire un riscontro o aggregato oppure sui singoli commenti per entrare un po' più nel dettaglio, visto insomma lo scarso tempo, gli scarsi giorni che intercorrono tra appunto il 16 giugno, data di avvio della consultazione, e il 17 di luglio scorso, che è la data di chiusura della consultazione. Avremo un duplice intervento di Antonio Rotundo dell'Agenzia per l'Italia Digitale che ci sintetizza diciamo, i risultati principali della consultazione e uno specifico focus della collega Laura Garbati sulle licenze, che è uno dei temi che sappiamo essere più, come dire, delicati anche per l'impatto che questo tema ha, che questo specifico argomento ha anche per altre amministrazioni che devono rispondere ad altre normative, come quella dei beni culturali, per fare semplicemente un esempio. Ricordo a tutti che il materiale, le slide presentate poi saranno caricate una volta chiuso il webinar su Eventi PA e quindi alla pagina del webinar. Vorremmo avere qualche minuto in chiusura di webinar per un confronto, per eventuali domande e quindi fornire delle risposte, anche se appunto non di dettaglio, cosa che ci impegniamo a fare appunto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, però vorremmo comunque avere un po' di spazio per un po' di scambio e di confronto con voi se ci sono chiarimenti o domande, come dire, puntuali cui rispondere. Credo di aver detto tutto. A questo punto chiederei ad Antonio di avviare webcam e microfono e lascio a lui la parola e ci vediamo in chiusura per il confronto domande e risposte. A te, Antonio, grazie. Grazie Ugo, buongiorno a tutti. Allora, come detto da Ugo, in questo webinar, che sarà un po' più informale rispetto a quelli a cui siamo abituati, insomma, con un programma definito e con dei relatori,
Presenteremo, come diceva Ugo, i risultati della consultazione pubblica. Non entreremo, lo diceva anche lui, nei singoli commenti, proprio anche perché sono stati abbastanza numerosi e lo vedremo in seguito. Organizzare, diciamo, un webinar a fine luglio è stato un po', diciamo, un azzardo, nel senso che, come diceva sempre Ugo, è un periodo in cui si è proiettati verso le ferie oppure si è in chiusura di attività, e quindi ci ha sorpreso, ripeto le parole di Ugo, la partecipazione, segno che è un argomento che è molto sentito, molto seguito, e questo è testimoniato anche, come dicevo, dalla partecipazione che abbiamo avuto alla consultazione pubblica. Per iniziare faccio una sintesi delle linee guida, quindi come nascono, perché nascono, e una sintesi del contenuto, che poi ci servirà anche a dare delle indicazioni sull'approccio che utilizzeremo, che stiamo utilizzando e che utilizzeremo anche nella valutazione dei commenti che sono arrivati. Lo diceva anche questo Ugo, a novembre del 2021 è stato adottato e pubblicato il decreto legislativo di recepimento della direttiva cosiddetta Open Data. È un decreto in realtà che introduce modifiche in alcuni punti abbastanza sostanziali di un altro decreto, che è il 36 del 2006, che è diventato, diciamo, il decreto che negli anni è stato utilizzato, passatemi il termine, per il recepimento delle varie direttive che hanno riguardato la PSI, quindi la Public Sector Information, e in ultimo, come si diceva, la direttiva Open Data. Nell'ambito del decreto di recepimento è stato inserito, quindi non previsto dalla direttiva, è stato inserito un articolo che dà ad AGED il compito di definire le linee guida relative alle regole tecniche per l'attuazione del decreto 36 del 2006. Quindi il primo elemento, che sono linee guida di attuazione di un decreto, e quindi il decreto stesso, diciamo, che delimita il perimetro di intervento delle linee guida. Questo aspetto è essenziale, perché, come vedremo poi nell'analisi di alcuni commenti, l'approccio che viene seguito parte proprio da questo che stavo appunto dicendo, cioè non possiamo, diciamo, andare al di là del perimetro delineato dal decreto, proprio perché le linee guida sono linee guida di attuazione. Linee guida che vengono adottate secondo l'iter previsto dall'articolo 71 del CAD. L'articolo 71 del CAD prevede la consultazione pubblica che abbiamo fatto e di cui stiamo parlando, il coinvolgimento delle amministrazioni competenti lo abbiamo già in parte fatto attraverso il gruppo di lavoro di cui parleremo tra poco. E poi, una volta che sulla base dei commenti pervenuti attraverso la consultazione pubblica viene predisposto, diciamo, il testo finale delle linee guida, questo viene poi sottoposto al Garante per la protezione dei dati personali per il suo parere, e alla Conferenza unificata, dove, come sapete, sono rappresentate tutte le regioni ed enti locali. Conferenza unificata, che quindi deve dare un parere sul testo finale che è stato trasmesso. In aggiunta a questo c'è anche un passaggio di notifica alla Commissione europea, che viene fatta attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di una direttiva diversa, una direttiva sulla concorrenza, proprio perché, siccome sono regole tecniche e derivano comunque da una normativa europea, questa notifica, che durerà proprio per norma 3 mesi, quindi devono essere depositate presso la Conferenza europea 3 mesi, qualsiasi altro Stato membro potrebbe eventualmente fare osservazioni nel caso in cui si rendesse conto che quelle indicazioni delle linee guida hanno un impatto, diciamo, sul mercato e sulla concorrenza.
Questo è l'iter, diciamo, delineato dall'articolo 71. Una volta che arrivano quindi i due pareri e si chiude questo tempo di 3 mesi, le linee guida, sulla base ovviamente dei pareri, che potrebbero includere anche ulteriori osservazioni, vengono adottate con determinazione del direttore generale di AGID, e di questa adozione viene pubblicato un comunicato nella Gazzetta Ufficiale, e da quel giorno in poi le linee guida entrano in vigore e quindi devono essere implementate e attuate da tutti i soggetti destinatari delle linee guida. In estrema sintesi, il sommario per indicare un po' i temi che sono gli aspetti che sono stati trattati nelle linee guida, a parte i capitoli introduttivi, quindi l'ambito di applicazione, normativa di riferimento e terminologia, per ogni diciamo, in generale, l'approccio seguito è che per ogni articolo del decreto è stato sviluppato con un comparagrafo con indicazioni specifiche e particolari quell'aspetto specifico. Quindi c'è un paragrafo di requisiti comuni, poi si entra nel dettaglio sulle tipologie di dati che sono stati introdotti da direttiva e decreto, quindi dati dinamici, dati di elevato valore, dati da ricerca. Per i dati territoriali che non vengono esplicitamente indicati dal decreto, dalla direttiva, però una delle novità introdotte dalla direttiva è che diciamo, vengono armonizzate le norme tra direttive diverse, per cui c'è un'armonizzazione della direttiva Open Data anche rispetto alla direttiva Inspire che riguarda i dati territoriali, e quindi abbiamo dedicato un paragrafo specifico proprio per dare indicazioni su come questi due ambiti normativi si coordinano e si armonizzano. Poi, ovviamente, metadati, aspetti organizzativi e qualità dei dati, all'interno del quale poi c'è un aspetto obbligatorio perché è definito dal decreto, che sono le richieste di riutilizzo, e poi raccomandazioni sugli aspetti organizzativi e poi la parte di qualità dei dati. C'è quindi un capitolo dedicato agli aspetti legali di costo, quindi licenze, tariffazione, accordi di esclusiva e così via, e poi il capitolo dedicato alla pubblicazione dei dati e gli strumenti che consentono a tutti di ricercare i dati pubblicati, e qui abbiamo indicato due allegati che sono in realtà quattro, ma gli altri due sono un riepilogo, diciamo, dei requisiti e delle raccomandazioni che sono state presenti nel documento, quindi allegati che forniscono indicazioni sul modello per i dati aperti a cui si deve fare riferimento, e quindi gli standard di riferimento e i formati aperti. La struttura delle linee guida si basa su tre indicazioni che hanno ovviamente valore diverso, nel senso che sono stati individuati nelle linee guida i requisiti, che sono indicazioni obbligatorie, e i requisiti proprio fanno riferimento a specifiche disposizioni di decreto e direttiva, per questo sono requisiti e per questo sono obbligatori. Su aspetti non trattati da decreto e direttiva, che sono comunque ritenuti essenziali e molto importanti da trattare e da seguire da parte dei soggetti poi che devono applicare le linee guida, queste indicazioni vengono indicate come raccomandazioni, quindi possibili scelte che però possono anche essere, possono essere seguite, ma ci possono essere anche delle alternative altrettanto valide per attuare quella specifica indicazione. E poi c'è per ogni paragrafo, almeno dove è ritenuto necessario e opportuno, il rimando ad altri documenti, linee guida, manuali e materiali vari che approfondiscono specifici aspetti, proprio perché l'approccio che è stato seguito è che, se esistono già linee guida su aspetti che vengono comunque che hanno comunque un impatto o un incrocio, quindi una
una qualche valenza anche per i dati aperti, però sono trattati anche da altri documenti, soprattutto se indicati da norme che danno la competenza a specifiche amministrazioni. In quel caso non andiamo a ripetere, diciamo, quelle indicazioni, ma rimandiamo a questi documenti generalmente ufficiali e che quindi devono comunque, a prescindere da queste linee guida, essere seguite. Questo è importante perché poi anche per i commenti, per esempio quando viene chiesto, ma lo vedremo anche dopo, di approfondire alcuni aspetti, siccome se esistono altri documenti che sono abbastanza completi, specifici e di dettaglio, ovviamente nelle linee guida di cui stiamo parlando facciamo un cenno, ma poi rimandiamo completamente all'altro documento altrettanto valido e completo. Per quanto riguarda la partecipazione, è stato un percorso che diciamo è iniziato a gennaio e che ha visto coinvolti diversi soggetti, a partire da uno specifico gruppo di lavoro che è stato istituito da Agid e in cui hanno partecipato diverse amministrazioni pubbliche. Per alcuni aspetti poi sono state contattate delle amministrazioni specifiche, come per esempio il Ministero della Cultura, proprio perché diversi aspetti nella direttiva e nel decreto riguardano la digitalizzazione dei beni culturali, anche perché contemporaneamente, quasi contemporaneamente, il Ministero della Cultura ha pubblicato il piano di digitalizzazione dei beni culturali, con una serie anche lì di linee guida. Il documento che poi è stato prodotto dal gruppo di lavoro con questi innesti, diciamo, di su aspetti specifici, è stato poi condiviso attraverso la rete degli RTD, quindi responsabili di transizione digitale, ed è stato condiviso con le sezioni tecniche istituite nell'ambito della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ambientale, che è praticamente l'organismo di coordinamento per l'implementazione della direttiva Spire in Italia. Come sapete, abbiamo organizzato, quindi sin da molto prima che fosse avviata la consultazione pubblica, un ciclo di webinar dedicato proprio alle linee guida, in cui poi abbiamo dato dei focus specifici su aspetti che ritenevamo utili e molto importanti, soprattutto perché innovativi nella normativa rispetto alle norme previgenti. E quindi sono stati quattro webinar che hanno registrato anche quelli una partecipazione abbastanza elevata. Il primo, diciamo, introduttivo sul framework europeo e nazionale, che ci dava un po' il contesto all'interno del quale le linee guida sono state inserite, poi un webinar di presentazione vera e propria del contenuto delle linee guida, in cui però abbiamo anche fatto dei focus su licenze e API, che è la modalità, diciamo, individuata da decreto e direttiva per la pubblicazione dei dati, almeno obbligatoriamente per alcune tipologie di dati. Poi il terzo webinar ha riguardato un focus su dati della ricerca, beni culturali, e abbiamo anche messo l'accento su aspetti organizzativi, evidenziando, diciamo, anche criticità in questi aspetti organizzativi, facendo riferimento alle esperienze anche transnazionali. E poi l'ultimo webinar è stato dedicato, diciamo, a un focus sui dati di elevato valore e i dati dinamici, che sono le due tipologie di dati che sono state introdotte insieme ai dati della ricerca e che non erano indicati, diciamo così, esplicitamente nella normativa precedente. La consultazione pubblica è stata avviata su tre strumenti, tre canali, diciamo. Proprio perché sin dall'inizio l'obiettivo che ci siamo prefissati, che credo forse abbiamo raggiunto, è che ci fosse la più ampia partecipazione possibile. Generalmente la consultazione pubblica sulle linee guida viene fatta attraverso Docs Italia e quindi Forum Docs Forum Italia, diciamo,
Abbiamo aggiunto a questo canale anche Partecipa, che è la piattaforma del governo per le consultazioni pubbliche, e abbiamo mantenuto comunque il template ISO, c'è cioè un template standard che ISO stesso utilizza per le consultazioni pubbliche sui propri standard. I numeri della consultazione, lo diceva Ugo, è stata avviata il 16 giugno e si è chiusa il 17 luglio. Questo tempo, diciamo, corrisponde a 32 giorni di consultazione, quindi completamente in linea, diciamo, con l'articolo 71 che prevede un mese di consultazione pubblica. Come dicevo, sono stati utilizzati tre canali ufficiali per la consultazione e i commenti ricevuti, quindi i singoli commenti, sono stati 181, 22 soggetti partecipanti. In questi 22 però ci sono anche dei commenti che sono stati presentati da una singola persona che però era portavoce, diciamo così, di un gruppo nutrito di altri soggetti, in questo caso istituzionali, perché era tutto il gruppo della sezione cartografica relativa alla conferenza Stato-Regione. Così come c'è stato il caso di un'associazione che ha raccolto tutti i commenti, per cui in quel caso tutti i soggetti sono inseriti, diciamo, in questo numero. Ovviamente ringraziamo tutti per la partecipazione. Sono andato a vedere i numeri delle consultazioni pubbliche sulle ultime linee guida che aveva fatto AGID stesso. Arriviamo in genere a decine di commenti, ma non a sfiorare, diciamo, i 200 commenti. Ovviamente nei commenti in questo numero sono incluse anche, per esempio, due segnalazioni di refusi che sono state fatte direttamente su GitHub, per cui abbiamo inserito davvero tutte le tipologie di osservazioni, commenti, suggerimenti, interazioni che ci sono state in questi 32 giorni. Abbiamo suddiviso, quindi andiamo adesso a vedere un po' di numeri sulla consultazione pubblica. Abbiamo, oltre a quelli generali, diciamo, che abbiamo visto adesso, abbiamo suddiviso i commenti secondo la classificazione che fa ISO in quel template che vi citavo, quindi editoriale, tecnico e generale. Ovviamente chi ha utilizzato il template ha classificato autonomamente, diciamo, la tipologia di commento. Per il resto abbiamo associato noi la classificazione, diciamo, della tipologia di commento. E quindi generale, diciamo, è la tipologia predominante, ma c'è un'alta percentuale, come ovviamente ci aspettavamo, di commenti tecnici e quindi anche editoriali. Editoriali significa che sono segnalazioni di refusi oppure di richieste di riformulazione del testo perché magari non tantissimo chiaro e così via. Parlavo dei tre canali utilizzati, cioè utilizzati sì, ufficialmente per la raccolta dei commenti, che sono il template ISO, la piattaforma Partecipa e l'altra piattaforma Forum Italia. Come vedete, la maggior parte, diciamo, dei commenti sono arrivati per canali non ufficiali, diciamo. Questo non inficia la partecipazione perché, come dicevo all'inizio, l'obiettivo era quello di raccogliere quanto più commenti e osservazioni possibile proprio per condividere insieme la redazione delle linee guida, quindi migliorarle, e quindi tutti i commenti saranno considerati, anche ovviamente se non è stato seguito i canali ufficiali che abbiamo poi indicato in avvio della consultazione pubblica. Quel sommario che vi facevo vedere, i paragrafi che erano inseriti nel sommario, li abbiamo utilizzati anche come categoria, diciamo, per raccogliere i commenti, questo sia su Forum Italia che su Partecipa, perché come saprete, se avete utilizzato questi due strumenti, ci sono nell'ambito della consultazione pubblica su linee guida, sono indicate delle categorie su cui è possibile fare
nell'ambito delle quali è possibile fare commenti che sono collegati comunque a paragrafo o capitoli delle linee guida. Qui vedete le varie categorie, quindi i vari paragrafi, i commenti che abbiamo raccolto. Diciamo che gli aspetti organizzativi sono stati quelli che sono stati maggiormente oggetto di commenti che sono arrivati. Poi a seguire l'allegato B che è relativo agli standard e ai formati e poi ovviamente ci sono tutti gli altri paragrafi, qualità dei dati, requisiti, poi serie di dati di elevato valore, richieste di utilizzo e così via. Infine, questo ovviamente prendetelo con le pinze, nel senso che è il frutto di una prima lettura dei commenti, per cui dove è indicato recepito vuol dire che abbiamo già chiaro che quel commento va recepito. In generale, ovviamente, la maggior parte di quelli editoriali sono recepiti, però anche qualcuno di tecnico e qualcuno di generale è già stato indicato come recepito, oppure può essere recepito parzialmente perché magari la proposta è più ampia, però ne possiamo recepire solo una parte. Ovviamente spiegheremo, come diceva Ugo, le controdeduzioni, diciamo così, ai vari commenti, anche eventualmente raggruppandoli se sono commenti simili. Dove vedete chiarimento significa che non sono delle proposte mo di modifica vera e propria, ma chiedono di chiarire il significato di alcune affermazioni, di alcuni termini, oppure di avere un testo magari che sia riformulato diversamente. Ovviamente in alcuni casi questo non implica una modifica del testo e quindi si risponderà soltanto per dare una risposta e quindi dare informazioni e dettagli ulteriori per chiarire quell'aspetto su cui è stato presentato il commento. In altri casi, ovviamente, ci saranno implicazioni anche nella revisione del testo. Da approfondire significa che a una prima lettura, specialmente per quei commenti che sono più di dettaglio tecnico, e quindi dobbiamo valutare tutte le implicazioni di un eventuale recepimento, è stato indicato nel grafico che vedete da approfondire. Non recepito significa che già sappiamo che alcuni commenti non possono essere recepiti, ovviamente per i motivi che indicheremo. Come dicevo, questi sono numeri, almeno sul recepimento, molto preliminari, per cui possono cambiare da qui ai prossimi giorni, però come si diceva, e lo ripeto, pubblicheremo le indicazioni, diciamo, sul recepimento in corrispondenza dei commenti ricevuti. Ovviamente saranno pubblici, ci sarà il link al commento per cui si potrà andare, diciamo, alla fonte dei commenti, per cui sarà tutto pubblico e trasparente. A questo punto, diciamo che concludo la prima parte. Questa seconda parte invece faremo un focus, diciamo, su alcuni temi, alcuni commenti. Ovviamente, come dicevo, non andiamo nello specifico dei commenti, ma in generale ne trattiamo alcuni per indicare in generale l'approccio che stiamo seguendo. Il primo focus, lo diceva Ugo all'inizio, è sulle licenze. Proprio perché è un elemento, un aspetto delicato che non è soltanto tecnico, ma riguarda anche aspetti legali. Proprio per le licenze, le condizioni d'uso, è stato costituito all'interno del gruppo di lavoro quindi un sottogruppo dedicato. Che ringrazio per l'ottimo lavoro che hanno svolto, che è stato riconosciuto anche nei commenti che sono arrivati,
E quindi do la parola a Laura Grabati, che è una delle tre componenti, diciamo, di questo sottogruppo, insieme anche a Morena Aragone e a Cinzia Taffi. Quindi hanno fatto sicuramente un ottimo lavoro, sempre migliorabile, perché è chiaro che tutti i lavori possono essere migliorati, e quindi questo intervento adesso vedremo un po' come ci regoleremo, diciamo così, per i commenti, quindi qual è l'approccio che seguiamo per i commenti relativi alle licenze e alle condizioni di utilizzo. Poi l'ultima parte ritornerò con altre indicazioni su tipologie di commenti che riguardano gli altri paragrafi delle linee guida. A te Laura, grazie. Grazie mille a tutti e buongiorno. Intanto grazie Antonio di aver richiamato le altre colleghe che hanno collaborato per il gruppo di lavoro, il sottogruppo di lavoro licensing, e grazie a tutti coloro anche che hanno mandato dei commenti. Come richiamava Antonio, il tema è complicato, abbiamo tentato di fare un'operazione un po' più di sostanza ed è importante, insomma, la collaborazione di tutti per renderlo sempre più utile, operativo e raffinato. Qui, come già anticipato, molto molto semplicemente e molto familiarmente, proverei a fare un richiamo dei principi generali, delle osservazioni principali che sono pervenute, dicendo sinteticamente che in linea generale si tratta di posizioni con parziale abbondante recepimento, per cui avremo dei profili di maggiore attenzione, sono state anche utili per comprendere dove rendere più espliciti alcuni passaggi. Il tema sicuramente più richiamato, ed è anche quello un pochino più storico, diciamo, è il suggerimento, l'invito a adottare con maggior forza una licenza più simile possibile al pubblico dominio come la CC0. Sappiamo che una tematica ritorna, l'attenzione c'è. Ci piacerebbe rimarcare anche in questo contesto che in realtà queste linee guida, dal nostro punto di vista, fanno anche un passo avanti molto significativo, sempre ricordando la natura e la collocazione delle linee guida, che quindi in questo momento, perché siamo molto neutri, cioè siamo evidentemente si sta collaborando per realizzare degli standard più funzionali più possibile a una libera circolazione e corretta circolazione dei dati della pubblica amministrazione come open data. In questo momento la CC BY è senz'altro la posizione allineata anche a quella della Commissione europea, ma è anche vero, e si rimarcherà in modo ancora più esplicito, che in queste linee guida viene fatto un richiamo forte anche alla CC0, alla CDLA 2.0, che sono licenze molto simili al waiver, soprattutto la CC0, proprio perché la pubblica amministrazione è chiamata a motivare l'adozione di una licenza diversa, salvo questi due elementi. Per uniformarsi ancora di più e accogliere con maggior chiarezza questi suggerimenti, sì, probabilmente si adotterà anche un richiamo più esplicito e nonché un richiamo magari anche a criteri che possano guidare la pubblica amministrazione, che sono sulla falsariga di quelli della Commissione, per i dati che possano essere adottati magari con CC0. Ragionando sui termini di riutilizzabilità, ci sono dati che devono essere, che per loro natura ontologicamente vengono riutilizzati e mescolati più volte. La Commissione, ad esempio, europea fa riferimento ai RAV data, fra gli altri. Quindi una risottolineatura di quanto già richiamato e un suo dettaglio, richiamando sempre il principio che anche l'attribution ha un suo, valore che non è meramente un vezzo, e questo è anche corretto dirlo. Quindi l'atteggiamento complessivo è stato, se posso permettermi, di cercare di comprendere e di ascoltare tutti gli elementi in un equilibrio. Un altro rilievo di cui siamo perfettamente consapevoli è un rilievo terminologico. Purtroppo la stessa normativa non sempre utilizza terminologie coerenti fra loro, quindi si farà uno sforzo nei limiti del possibile, coerenti più che altro perché alle volte lo stesso oggetto viene chiamato con terminologie simili ma non identiche, come sappiamo nel diritto, nei contratti, ad esempio, chiamare le stesse cose con nomi è potenzialmente ambiguo. Un corollario di questo elemento, che senz'altro accolto, è quello di richiamare magari con una maggiore attenzione le peculiarità del SDDA, del database rispetto al dato
E qui dato non intendo il dato singolo non protetto, ma il dato in termini di documento, cioè il fatto che il database, sul database si appoggiano potenzialmente livelli di diritti sotto il profilo della proprietà intellettuale più stratificati, perché rispetto potenzialmente un database, si pensi a un archivio di fotografie, giusto perché se non voglio che fare, fare un trattato in questo momento, evidentemente, ma per esemplificare, contiene elementi in sé protetti, ma il database in quanto tale ha una tutela a parte, il cosiddetto diritto sui generis, almeno nell'Unione Europea, e questo lo richiameremo. L'occasione è anche buona per rammentare che comunque Agida ha già programmato l'elaborazione anche di guide operative più flessibili, più modificabili, che però possano meglio guidare nel concreto la pubblica amministrazione nell'applicazione delle linee guida. E in questi sicuramente questi saranno temi che saranno presi in alta considerazione. Un altro elemento che sarà sicuramente accolto è richiamare il concetto e la portata del pubblico dominio che viene applicato agli atti ufficiali della pubblica amministrazione. L'avevamo un po' dato per scontato, ma è chiaro che quando parliamo di licenze, quando parliamo di open by default del 52, ovvero prodotti che anche se non sono licenziati ma pubblicati si applica la licenza standard, è sempre, deve applicarsi sempre a dati su cui sia esercitabile un diritto di proprietà intellettuale che possa essere espresso in forma aperta tramite la licenza. Se quel prodotto è in pubblico dominio come gli atti ufficiali della pubblica amministrazione, non ha senso parlare di licenze. Su questo sarà meglio precisato e richiamato. Quindi sia richiamato il concetto del pubblico dominio, sia perimetrato per meglio orientare l'ambito di esercizio invece delle linee guida nei termini del licensing e dell'orientamento. Un'altra osservazione interessante è stata quella di suggerire, o nel più possibile, una portata di applicazione della CC BY, faccio sempre riferimento alla 4.0, che la renda il meno impattante possibile. E questo non rispettando l'ordine del semplice elenco puntato che stiamo seguendo, va anche un po' di pari passo con alcune esigenze importanti, perché comunque se sono esigenze che vengono espresse da gruppi hanno la loro significatività e non vengono mai gestite con indifferenza, di prendere in considerazione il fatto della compatibilità con contesti in cui la CC0 crea sicuramente meno attriti. Una considerazione però importante è che la CC BY, noi sappiamo, la 4.0 lascia dei margini di flessibilità e di ragionevolezza dell'esercizio dell'attribution molto più ampi, e quindi ci sarà sicuramente una valutazione di opportunità e di sforzo per permettere di suggerire o di standardizzare un concetto di attribution che lo renda il più compatibile possibile. Poi sotto questo profilo rispetto all'attribution mi permetto anche una piccola parentesi, nel senso che anche questo valore dell'attribution, lo credo fermamente, questo per quanto sia una posizione personale, non è una mera presa di posizione, ma spesso risponde anche a un interesse, un'applicazione che è connessa alla qualità del dato e alla sua autorevolezza, che in determinati contesti ha il suo peso, cioè non a caso nell'Inspire per dati geografici la fonte è un metadato fondamentale. Ma è anche vero che in questo senso può anche meglio essere correttamente orientata il significato che l'attribution deve rispettare. Poi, senza scendere troppo, almeno a questo livello, in tutte le distinzioni che sappiamo, tra la distinzione tra colui che ha titolo a esercitare diritti sul database, il costitutore, l'autore, i diritti morali, che sono un'altra questione che non vengono in campo, quindi la differenza tra attribuzione e copyright. Questo sforzo sarà sicuramente fatto. Dall'altra parte, è vero che in questa bozza delle linee guida si sono richiamate, prese in considerazione anche nelle tabelle di compatibilità, licenze un po' desuete come la IOD 1.0, ed è un punto su cui in effetti già il sottogruppo di lavoro si era confrontato. La considerazione corretta, quindi richiamo sul punto di attenzione sull'opportunità di richiamare licenze che si dovrebbero auspicare superate,
ci è sembrato molto più corretto sotto il profilo del downstream, cioè la compatibilità lato quello che io vorrei pubblicare, che noi auspichiamo essere orientato alle licenze, insomma, alla BAI, alla Zero e alla CDLA. In upstream, cioè nel momento in cui si prende in considerazione le basi di dati da cui potenzialmente partire, probabilmente l'analisi concreta del contesto attuale delle banche dati diffuse, che speriamo poi sia una situazione che vada sempre più a uniformarsi, standardizzarsi, perché poi lo sforzo fondamentale dovrebbe essere questo, cioè richiamare l'importanza anche rispetto alle precedenti Creative Commons di rinnovare il licensing per renderlo sempre più standard, perché poi questa è la base veramente per una gestione fluida del riuso del dato. Quindi facendo riferimento alle basi dati di partenza, probabilmente verrà conservato questo richiamo alle licenze precedenti, proprio perché se ne trovano ancora e quindi non si vorrebbe lasciare sguarniti di supporto il riferimento le pubbliche amministrazioni nell'applicazione delle licenze. Quindi, e in ultimo, riprendo il tema delle considerazioni di gran valore fornite dai stakeholder importanti, le associazioni private, no profit, sul settore del licensing, perché da una parte si è dovuto condurre una considerazione sul fatto che le linee guida fanno riferimento, come Antonio già ben pienamente richiamato, a un contesto, a un'acquis normativa e di standardizzazione non solo nazionale europeo, ma questa indipendenza delle linee guida non deve essere e non è indifferenza rispetto alle considerazioni e al valore che anche questi stakeholder possono portare, per cui quanto l'auspicio è comunque riuscire ad aprire dei confronti costruttivi anche rispetto a questa realtà, magari anche alla luce di una pubblica amministrazione che sempre più è aperta di default e quindi sempre più non richiede quelle magari cautele e protezioni che una share alike può imporre e che potrebbero invece essere conservate verso un contesto privato. Quindi magari un confronto che possa essere di bionivoco, ma non probabilmente nel contesto delle linee guida che invece hanno un principio e un riferimento diverso. Quindi questo complessivamente è la carrellata degli elementi e dei suggerimenti che abbiamo registrato. Magari poi mi scuso se abbiamo appunto i riferimenti staticamente stati tanti e alcuni tecnici, però facciamo riferimento ad elementi delle licenze, quindi ci sarà una rianalisi puntuale e attenta e mi scuso in anticipo se qualcosa è stato trascurato. Ecco, l'ultimo riferimento, Antonio, e poi cedo la parola, che sono già al tempo massimo, è relativo al discorso dell'open by default. Questo fa il paio col discorso del pubblico dominio. Il richiamo all'opportunità di apporre una licenza è sempre nel contesto di apporre una licenza rispetto a prodotti tutelabili formalmente dal diritto d'autore, che sappiamo avere un principio che se non dico non è concesso, e fa il paio quindi con riferimento al perimetro che sarà precisato del pubblico dominio, che invece va al di fuori del discorso del licensing. Cioè, l'obiettivo e il suggerimento è porre sempre una licenza chiaramente identificabile e la più aperta possibile, nei termini del rispetto delle opportunità e della qualità del dato, nella misura in cui una licenza sia necessaria per permettere la serena riutilizzabilità del dato. Quindi chiarendo invece quei contesti in cui non è necessario, perché già la legge lo pone al di fuori dell'ambito di applicazione del licensing. Antonio, direi che la carrellata delle indicazioni al netto di domande è finita. Non ho guardato, visto Okay. vedo che mi sono, non ci siano domande, ma se serve sono qui. Ecco, siamo qua. Grazie, grazie Laura. Passiamo ad altri aspetti che sono stati oggetto, diciamo, di altri commenti. Prima di andare nel merito, lo diceva già Laura, l'intenzione, anche perché poi il regolamento sulle linee guida lo prevede, è quello di elaborare, quindi predisporre delle guide operative specifiche su particolari aspetti, anche eventualmente su casi applicativi che stiamo analizzando. Pensate tutto al tema molto, diciamo, complesso e le implicazioni che possono avere i dati territoriali, perché comunque in quel caso,
come dicevo prima, c'è una normativa che già dà degli obblighi alla pubblica amministrazione di rendere disponibili quei dati attraverso alcuni servizi di rete che quindi hanno delle corrispondenze con le API che sono definite invece da altre linee guida e così via. Quindi utilizzeremo sicuramente lo strumento delle guide operative. Questo diciamo che rende mentre le linee guida devono seguire diciamo, l'iter abbastanza lungo che ho descritto all'inizio, le guide operative sono più snelle, possono essere aggiornate ogni volta che si rende opportuno, invece le linee guida anche per l'aggiornamento devono seguire sempre lo stesso iter, per cui ci è sembrato lo strumento più adatto per affrontare alcuni aspetti più operativi, più di dettaglio, anche per avere strumenti che possiamo aggiornare facilmente e tempestivamente rispetto alle novità eventualmente che ci dovessero essere nei prossimi mesi, nei prossimi anni, diciamo. Allora, altri commenti oltre alla licenza hanno riguardato, come dicevo, gli aspetti organizzativi. In questo caso c'è tutta la partita dei ruoli e dell'organizzazione nel caso di dati territoriali, perché nell'ambito dei dati territoriali, l'ho già detto diverse volte, c'è una disciplina già consolidata anche per quanto riguarda i ruoli, la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ambientale, ma anche gli esperti, diciamo, e quindi le strutture delle pubbliche amministrazioni che si occupano di dati territoriali, ovviamente. È stato citato nelle linee guida, ma eventualmente inseriremo una specifica maggiore e un dettaglio maggiore su questo aspetto. È stato proposto un modello di organizzazione, un modello di produzione del dato che riguarda tutte le tipologie di dati, quindi dati nativi, dati mashup, linked open data, anche se poi è stato probabilmente per errata interpretazione, indicato che per esempio i linked open data vengono interpretati diciamo, nelle linee guida come un singolo aspetto dei dati, come un arricchimento, e invece si dice esplicitamente nelle linee guida che anche i linked open data possono seguire tutta la filiera di produzione del dato che è stata prospettata. Ovviamente in questo caso vale quello che dicevo per quanto riguarda le risorse utili, siccome c'è un documento di linee guida specifico su LinkedIn Open Data che comunque sempre valido e che comunque noi suggeriamo di applicare, è chiaro che non ripetiamo, diciamo, tutta la struttura, il contenuto di quelle linee guida, ma rimandiamo completamente a quel documento per le pubbliche amministrazioni che devono e vogliono pubblicare linked open data. C'è un ruolo, il ruolo e quindi la connessione e l'integrazione, il coordinamento anche con gli altri strumenti che si stanno implementando, diciamo, soprattutto a cura del Dipartimento della Trasformazione Digitale, quindi National Data Catalog, ma anche Catalogo API, ma anche PDND, quindi Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati. Per il National Data Catalog, nell'atto di avviare la consultazione pubblica, ancora non era disponibile ufficialmente, però avevamo inserito già una nota dicendo che tutta la parte relativa alle ontologie, agli schemi, ai vocabolari controllati che sono stati definiti inizialmente con Ontopia, sarebbero poi confluiti, ovviamente questo ripeto, l'abbiamo inserito con una nota nella bozza soggetta a consultazione proprio perché ancora non disponibile, e tutte le ontologie, gli schemi e i vocabolari controllati sarebbero poi confluiti nel National Data Catalog che è stato pubblicato e reso disponibile quindi ufficialmente a fine giugno e quindi nella versione finale delle linee guida faremo
rimoduleremo, diciamo, e quindi riformuleremo quella parte di linee guida per fare riferimento ufficialmente al National Data Catalog. Sui dati della ricerca, ho evidenziato solo questa tipologia di commenti perché poi si ripete anche per altre tipologie, ma voglio qui spiegare qual è stato l'approccio. Viene raccomandato siccome l'API sulla base di direttiva e decreto vengono indicate come obbligatorie solo per la tipologia di dati dinamici e per le tipologie di dati di elevato valore. Viene richiesto nei commenti di raccomandarne la pubblicazione tramite API download in block anche per tutti le altre tipologie di dati. In realtà questa raccomandazione è già presente, l'abbiamo inserita proprio nel paragrafo che è relativo alle API. Così come la relazione, dicevo prima, con la PDND, il catalogo API, alcuni commenti evidenziano il fatto che le API devono essere pubblicate sul catalogo API e quindi rese disponibili attraverso la PDND. Questo aspetto è già definito sempre nel paragrafo API, tanto che si dice in un specifico requisito, quindi è obbligatorio, non è solo una raccomandazione, che le API che vengono implementate per rendere disponibili i dati devono essere conformi alle specifiche linee guida su interoperabilità tecnica API e quindi quelle linee guida prevedono pure la registrazione, diciamo, la pubblicazione nel catalogo API e quindi poi automaticamente, siccome il catalogo API è inserito, diciamo, ed è integrato nella PDND, ovviamente l'utilizzo della PDND. Qualità dei dati. Per i dati territoriali viene fatto riferimento a sistemi di validazione e controlli europei, perché lì, come a differenza di altri ambiti, di altri domini, lì c'è anche un sistema di validazione ufficiale che quindi risponde anche a una decisione della Commissione europea, per cui eventualmente integreremo anche su questi aspetti. Su questi specifici aspetti. E poi c'è la richiesta di aggiunti di requisiti, non solo sulla qualità dei dati, ma anche su altri aspetti. Su questo ritorno a quello che dicevo prima, e così rispondo alla prima domanda che fa Andrea Bofuso. Noi l'approccio che abbiamo seguito, lo dicevo all'inizio, è che abbiamo definito requisiti laddove c'erano disposizioni specifiche di decreto e di direttiva. Tutti quegli altri aspetti non trattati da decreto e direttiva ovviamente sono presenti nelle linee guida come raccomandazione. Questo perché le linee guida non hanno lo stesso valore, lo stesso livello, diciamo, normativo di decreto, quindi di una norma, di una direttiva, di un decreto di recepimento, quindi di una norma, e quindi non possono aggiungere obblighi che non siano esplicitamente indicati o dalla norma di riferimento o ovviamente da altre norme. Questo perché? Perché sempre l'articolo 12 che ho citato all'inizio, dà ad AGID il compito di definire le linee guida, dice esplicitamente che la mancata attuazione, quindi l'inadempienza delle pubbliche amministrazioni rispetto a linee guida, ci si potrà rivolgere al difensore civico e in più le amministrazioni inadempienti saranno soggette all'articolo 18 bis che prevede anche sanzioni. Allora, aggiungere obblighi non previsti dal decreto o da altre norme nelle linee guida significava avere questo caso, cioè un qualsiasi utente quindi fa una segnalazione che quell'obbligo delle linee guida non è stato seguito e quindi non è stato applicato da una singola pubblica amministrazione, però si crea praticamente una discordanza poi con la norma di riferimento, perché quell'obbligo non è previsto dalla norma. Allora, quando si aprirà eventualmente una segnalazione al difensore civico, è chiaro che tra le due prevale ovviamente l'obbligo derivante dalla norma e non dalle linee guida, e in quel caso quindi
l'amministrazione non sarà tenuta, diciamo, ad applicare quella disposizione proprio perché è un obbligo aggiunto da un documento gerarchicamente, diciamo, inferiore a livello normativo. È questo il motivo che ci ha spinti a non aggiungere, così come richiesto da diversi commenti, ad aggiungere requisiti se non coperti, diciamo così, dal decreto o da altre norme, perché è chiaro che poi se su dati, come facevamo l'esempio dei dati territoriali, esistono altre norme, quelle norme ovviamente continuano a essere valide e quindi continuano a essere seguiti. I requisiti generalmente derivano dalle norme, possono essere dettagli di disposizioni normative, che ovviamente la disposizione normativa è più generica, ovviamente noi abbiamo inserito anche più di un requisito su una specifica disposizione, però proprio per rendere chiaro qual era l'attuazione. Faccio un esempio: la norma dice che i dati della ricerca devono seguire i principi FAIR, quindi rilevabili, interoperabili, riutilizzabili, accessibili. È chiaro che la norma dice solo genericamente devono seguire i principi FAIR. Nelle linee guida noi abbiamo messo, quattro, se non ricordo male, quattro requisiti che esplicitano quella disposizione del decreto come deve essere poi implementata concretamente dalle amministrazioni. Cioè il principio fumble come deve essere poi applicato operativamente dalla pubblica amministrazione, e quindi esistono requisiti che indicano cioè che consentono di applicare e quindi quella specifica disposizione. Quindi mi sembra, alla seconda domanda credo che abbia già risposto, perché sì, i requisiti sono obbligatori, quindi devono essere eseguiti, a differenza delle raccomandazioni che, come dicevamo, sono suggerimenti. Possiamo smettere di rassegnarci a dati su fenomeni chiave pubblicati in PDF da importanti ministeri? Ovviamente, allora lì intervengono due aspetti. Per le pubblicazioni che derivano da obblighi di legge, quindi sono dati che la norma prevede di pubblicare obbligatoriamente, su quello interviene già il decreto 33 del 2013, il cosiddetto decreto trasparenza, che dice esplicitamente che tutti i dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare per effetto di norme di legge devono essere pubblicati come dati aperti, quindi con formati aperti, leggibili meccanicamente e riutilizzabili, diciamo, da chiunque anche per fini commerciali. Quindi questo per quanto riguarda i dati e i documenti da pubblicare obbligatoriamente, sempre in base alla norma. Gli altri dati, se rientrano nell'ambito di applicazione di questa linea guida e quindi dal decreto, devono comunque essere pubblicati secondo i requisiti dei dati aperti che citavo prima, quindi leggibili meccanicamente, formati aperti, metadatati opportunamente e così via. Quindi i PDF, se sono dati aperti, pubblicati dalle pubbliche amministrazioni, non dovrebbero più esistere, diciamo così. Quindi ho risposto intanto ad alcune domande che credo siano utili per tutti. Per le serie di elevato valore c'è ovviamente qualche commento che riguarda il ruolo di IGM, proprio perché nel decreto di recepimento dell'italiano, quindi della direttiva, è stato inserito questo comma che riguarda il ruolo di questa amministrazione italiana. Ovviamente deriva dal decreto e quindi, come abbiamo detto, per tutti gli altri aspetti, le linee guida non possono modificare o dare obblighi ulteriori o eventualmente modificare obblighi derivanti dal decreto. Credo che abbiamo chiarito, però abbiamo visto alcuni commenti per cui c'è bisogno probabilmente di qualche ulteriore chiarimento. Abbiamo chiarito meglio, diciamo, quello che è stata la disposizione del decreto, nel senso che
alcune osservazioni nascono da una errata interpretazione della norma, nel senso che la norma fa differenza tra, per esempio, pubblica amministrazione, organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche e imprese private, che sono soggetti diversi. La regione, per fare un esempio, è classificata come pubblica amministrazione, ma non è un organismo di diritto pubblico. Per alcuni aspetti, in quella norma relativa al ruolo dell'IGM, nel decreto si fa riferimento agli organismi di diritto pubblico, quindi sono gli organismi di diritto pubblico che devono seguire poi le indicazioni che fanno riferimento al ruolo dell'IGM. Però adesso non entriamo, come dicevo, in questo dettaglio, lo volevo dire anche come esempio di come approcceremo, diciamo, i commenti. Il raccordo con PDND anche qui è stato evidenziato, ma lo dicevo già, è già presente, diciamo, nelle linee guida, anche perché deriva, diciamo, da una norma specifica che è l'articolo 53 del CAT, quindi non potevamo non tenerne conto, diciamo, anche solo per questo. Però evidentemente se ci sono questi commenti, come abbiamo detto anche per altre cose, non è chiarissimo e quindi eventualmente lo evidenzieremo ancora di più. Sulla terminologia, l'approccio che abbiamo seguito nella terminologia è questo, che poi è stato seguito anche in genere per tutte le altre linee guida. In genere non vengono ripetuti i termini le cui definizioni sono già presenti nel decreto di riferimento oppure nelle altre norme di riferimento. Per fare un esempio, formato leggibile meccanicamente è già presente nel decreto di recepimento della direttiva. Quindi noi, seguendo, diciamo, un po' la prassi che in genere viene seguita nelle linee guida, abbiamo solo inserito dei termini aggiuntivi con le relative definizioni che servissero a comprendere meglio, diciamo, i termini utilizzati poi nelle linee guida. Ovviamente su questo ci stiamo riflettendo, nel senso che vediamo se magari inserire, così rendiamo autoconsistente il documento, inserire anche tutte le definizioni, i termini e le definizioni presenti nel decreto, in modo tale da avere un paragrafo sulla terminologia completo, fermo restando che magari potremmo anche fare un glossario open data che sia disponibile, diciamo, nei vari sistemi di registri o nei vocabolari controllati e così via, in modo tale da dare delle definizioni, delle tassonomie, dei termini che siano comunque pubblicati e anche accessibili, quindi leggibili meccanicamente, diciamo così. L'allegato B, che è l'ultimo aspetto, riguarda, dicevo, gli standard dei formati aperti, è stato suggerito in generale di aggiungere altri formati non considerati. C'è, diciamo, anche qui una forse errata interpretazione per i formati, per i dati di elevato valore, rispetto alle precedenti linee guida sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Abbiamo aggiunto formati anche per i dati di elevato valore. Questo perché lo abbiamo ricavato dalla bozza di regolamento che riguarda proprio quei dati di elevato valore. Ora, la bozza di regolamento, quando indica dei formati specifici, li indica non come esempi, ma come disposizioni obbligatorie. Quindi, quelle tipologie di dati, per alcune tipologie di dati, quei formati devono essere utilizzati obbligatoriamente. Questo non implica che l'amministrazione non possa pubblicare quei dati anche in altri formati, ma almeno quei dati indicati dal regolamento devono essere comunque utilizzati. Sul regolamento diciamo anche che i dati di elevato valore, come sapete, sono individuati ufficialmente dalla Commissione europea e quindi sono validi per tutti gli Stati membri e sono definiti attraverso il regolamento. È stata pubblicata più di un mese fa, credo, una bozza di regolamento su cui anche la Commissione europea ha aperto anche in quel caso una consultazione pubblica. Si stanno valutando quei commenti. Da informazioni che abbiamo raccolto sull'iter, diciamo, di adozione del regolamento,
Ci è stato detto che probabilmente, se non ci sono altri incidenti di percorso, perché ricordiamolo, è un regolamento che era previsto già da più di un anno, questo per dire in alcuni casi dice l'Italia non è mai coerente, ma anche la Commissione europea diciamo, ha i suoi enormi ritardi, diciamo così. E ci hanno detto che se non ci sono incidenti di percorso, il regolamento dovrebbe essere pubblicato, viene adottato e pubblicato ufficialmente a ottobre di quest'anno, quindi a fine anno, diciamo così. Però entrerà in vigore un anno dopo, mentre nella bozza c'era scritto 6 mesi, a seguito di alcune osservazioni che hanno raccolto, inseriranno l'applicazione, quindi l'entrata in vigore del regolamento un anno dopo. Questo per dire che nelle linee guida, come avete visto, noi abbiamo già preso alcune indicazioni, quindi abbiamo derivato già alcune indicazioni dalla bozza di regolamento. Però questo, una volta che il regolamento sarà adottato ufficialmente, ovviamente nelle linee guida dovremo fare riferimento poi al testo che è quello che è in vigore, diciamo. Quindi probabilmente possibile modi cioè qualche modifica su quell'aspetto sarà possibile. Abbiamo anche aggiunto, come avrete visto, un mapping, diciamo, tra le indicazioni del regolamento, ovviamente della bozza di regolamento, e i requisiti e le raccomandazioni che consentono alle pubbliche amministrazioni, seguendole, di adempiere al regolamento stesso. E poi ci è stato suggerito, ma questo vale anche per altri aspetti, di organizzare meglio magari qualche parte di testo, nel caso specifico l'elenco di standard che noi abbiamo inserito, ma a livello diciamo informativo, sicuramente non è esaustivo perché poi gli standard anche per singoli domini sono tantissimi. Per cui ci sarà una riorganizzazione degli standard dell'elenco di standard per renderla più chiara. Su altri aspetti, tipo FAQ, strumenti, ci stiamo ragionando se inserirle direttamente, ma poi valuteremo nei prossimi giorni, diciamo, se inserirle direttamente nelle linee guida, oppure stralciarli, e quindi accettare, diciamo, il commento, che sono utilissimi sicuramente. Ma considerarli poi o nelle guide operative oppure in strumenti che rendiamo disponibili online attraverso il portale magari di DatiGov. Questo perché ci consente, come dicevo prima, di aggiornarli tempestivamente quando dovessero essere aggiunti altre FAQ, altri strumenti e così via. Cosa che non sarebbe consentito, per esempio, nelle linee guida, perché, come dicevo, se volessimo. Quando vogliamo modificare le linee guida dobbiamo seguire sempre lo stesso iter che, come avete visto, è lunghissimo perché poi anche gli altri enti che devono dare il parere non rispondono, hanno i loro tempi, quindi non è immediato, diciamo, l'aggiornamento dell'applicazione. Per cui vorremmo un po' tenerceli, diciamo così, separati dalle linee guida in modo tale da gestirceli in maniera più agevole. Io ho finito, ho visto altre domande, se volete non so, chieda a Ugo, continuiamo, altrimenti poi rispondiamo. Io magari 5 minuti continuerei, però ditemi voi dall'organizzazione, diciamo. Ma io direi di sì, dai, 5 minuti possiamo ancora prenderceli se così chiudiamo, sono altre 2 o 3 domande, non sono poi molte, quindi Io mi... credo Okay, mi... Se serve si ci possa sono, dare ci così chiudo. qualche indicazione di, no, di base di queste risposte. In Allora, particolare, ecco, vedi... sì, vedevo la domanda di Andrea Carraro che riguarda Inspire, riguarda Istat. Dice: una volta ricevuti gli aggiornamenti dei file shape dalle varie PA, sta avvenendo in questo periodo l'aggiornamento dei confini territoriali e altro, si occupasse di aggiornare il catalogo nazionale dei dati territoriali per conto dei vari enti, liberando così da PA da inutili duplicazioni di pubblicazione di dati verso varie istituzioni. Qui ci sono due aspetti. Uno, la titolarità del dato. In genere la regola che abbiamo per il repertorio nazionale è quello che il dato va documentato dal titolare del dato, per cui se il titolare, anche se è comunicato ovviamente nell'aggiornamento dalle singole amministrazioni, il titolare è Istat, è chiaro che Istat deve aggiornare i dati nel catalogo nazionale. Se anche non fosse titolare, ci potrebbe essere un'azione, ma questa poi sta, diciamo, all'azione delle singole amministrazioni,
una sorta di sussidiarietà, diciamo così, da parte di Istat verso le altre amministrazioni, in modo tale che Istat si prenda il compito di pubblicare i dati che vengono comunicati dalle altre amministrazioni, quindi è un solo soggetto che comunica i dati a livello nazionale. Però questo sta poi all'organizzazione e alle relazioni tra le pubbliche amministrazioni, quindi non può essere normata a livello generale, ma deve essere visto caso per caso. Un esempio è quello di alcune regioni che nei propri cataloghi pubblicano, cioè quindi si fanno carico di pubblicare anche i metadati di comuni, di altri enti subregionali e così via, in modo tale che poi la regione stessa si occupa e quindi si preoccupa di pubblicare, di aggiornare i dati verso il catalogo nazionale. Una domanda di Laura Papaleo rispetto al decreto trasparenza, ma credo che abbia già risposto Laura Garbati in chat, se non risalendo è possibile leggere la risposta citando un articolo 7 del Sì, decreto 30 allora, dove. rispetto al decreto trasparenza dice che tutti i documenti relativi a procedure dell'ente, quindi gare, dei termini, andrebbero pubblicati in formato aperto, quindi incluso il PDF o i contenuti scaricabili liberamente. Allora, sull'obbligatorietà della pubblicazione di alcuni dati e documenti, e quindi legato anche al decreto trasparenza, c'è una specifica linea guida di ANAC. E qui infatti noi poi rimandiamo per questi aspetti anche a quella linea guida, perché sia il decreto trasparenza con gli allegati che include, sia in questa linea guida vengono indicati esplicitamente quali sono i documenti che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare obbligatoriamente. Se, come dicevo prima, questi documenti devono essere pubblicati obbligatoriamente, lo stesso decreto trasparenza dice che devono essere pubblicati attraverso, cioè come dati aperti, quindi rispettando i requisiti che sono inseriti nella definizione di dato aperto di CAD e del decreto Open Data e così via. Domanda di Ciro Spataro, entrando un po' in confusione, le PA devono pubblicare dataset senza il divieto Open Data sui propri portali Open Data e poi devono fare sempre con i propri dataset in merito al PDND, o confusione? No, PDND include soltanto il catalogo API, quindi se la singola pubblica amministrazione decide, ovviamente dove è obbligatorio, deve farlo obbligatoriamente, quindi per i dati dinamici, i dati di elevato valore devono essere comunque rese disponibili API per rendere disponibili quei dati. Se non sono obbligatorie, è chiaro che decide la pubblica amministrazione re se rendere disponibile attraverso API o meno. Se si rende disponibile attraverso API, le API devono essere registrate nel catalogo API della PDND, perché la PDND fa, diciamo, la tramite tra chi pubblica le API e i fruitori, diciamo. Nel caso di dati chiusi, è chiaro che l'API può essere acceduta, diciamo così, solo dai soggetti che la PA responsabile delle API indica sempre nel catalogo delle API, quindi nella PDND. Ovviamente per i dati aperti non ha senso e quindi non si devono indicare quali sono i fruitori di quei dati, perché è aperto a tutti, quindi deve essere solo registrata l'API, quindi non il dato in sé. Però su tutte le regole delle API poi ovviamente si rimanda alle linee guida specifiche, quindi ci sono le linee guida sia sull'interoperabilità tecnica, quindi catalogo API, API e così via, sia le linee guida sulla PDND. Una domanda di Valentina Zirafa. Dice: buongiorno, mi Sì, chiedevo se diciamo quando. Prego. dati di intranet aziendali delle API, quindi se sono dati di funzionamento delle API che sono solo interni e che non ricadono praticamente nell'ambito di applicazione che è stato definito, credo abbastanza chiaramente con le linee guida, ma era stato già definito con il decreto, non vanno ovviamente pubblicati come dati aperti, per cui se sono dati che servono all'amministrazione per funzionare, per adempiere alle varie funzioni, quindi devono essere utilizzati solo internamente, non devono essere pubblicati come dati aperti. Diciamo.
c'è un'altra Un'ultima domanda di domanda di Andrea. Andrea. Con norma già vigente, regole tecniche ancora da chiudere, posso prendere che una PA rispetti la norma o mi si potrà dire che bisogna aspettare le regole tecniche? No, ovviamente il decreto è già vigente, per cui sugli aspetti che sono trattati dal decreto, quello è già in vigore, per cui le pubbliche amministrazioni devono già adempiere al decreto. È chiaro che poi si tratta anche di interpretazione, perché magari nelle linee guida diamo ulteriori elementi per chiarire meglio quello che il decreto voleva dire. Stando solo al decreto ci potrebbero essere interpretazioni poi diverse, che comunque è una cosa che accade. Avevo visto però un'altra domanda. Sì, di Andrea Carraro. Adesso è arrivata proprio in chiusura. Se il canale GitHub è aggiornato e se ha senso comunicare eventuali nuove fonti di dati su questo canale. Allora, questo canale è gestito ed è di competenza, credo, del Dipartimento Trasformazione Digitale, per cui riferiremo a loro eventualmente la domanda e chiederemo a loro, perché noi non lo gestiamo come Agile, quindi non ti saprei rispondere in questo momento. Poi c'era una domanda però di spagnoli, se non sbaglio, che però non è stata riportata nel box. Allora. Sì, Giovanni Spagnolo, Sì. penso. State considerando anche ODM, MC, cioè Open Data Management Cycle, se non sbaglio, se non ricordo male. Allora, sì, in realtà l'avevamo già valutato prima delle linee guida, però poi anzi, ci siamo allineati al modello che era stato indicato in analoghe linee guida della Commissione europea, in particolare dell'ufficio delle pubblicazioni. La cosa che stiamo valutando è eventualmente di. Ovviamente è un aspetto che era indicato nel grafico come da approfondire, quindi quello che dico potrebbe anche cambiare nei prossimi giorni, diciamo. Però l'intenzione sarebbe quella magari di indicarlo tra le risorse utili, cioè lasciare alla pubblica amministrazione la decisione, come hanno già fatto alcune regioni che sono state citate nei commenti, ma conoscevamo già, diciamo. È un possibile strumento che indichiamo come strumento da utilizzare per la gestione, diciamo, degli open data. Per cui questo sarebbe, diciamo, un po' l'indicazione che vorremmo dare. Però ripeto, prendetela anche qui con le pinze, perché è chiaro che è un argomento comunque da approfondire, perché dobbiamo valutare anche tutti gli impatti. Però è sicuramente uno strumento utile ed è sicuramente uno strumento da tenere in considerazione. Grazie Non Antonio, so. io mi avverrei in conclusione ricordando brevissimamente i prossimi passaggi, Sì, c'era una se slide, sei scusatemi, mi sono d'accordo. fermato alle Ecco, domande. perfetto, esatto. Abbiamo Quindi, sforato di 20 minuti, quindi direi che possiamo ci avviarci alle scusiamo, ma conclusioni. No, no, probabilmente ma potrà essere utile, diciamo. certo. Allora, prossimi passi. Innanzitutto, sulla base dei commenti ricevuti, predisporremo il testo finale delle linee guida, che poi sarà quello che sarà trasmesso, come dicevo all'inizio, a Conferenza Unificata, Garante Privacy e alla Commissione Europea con la notifica derivante, cioè con la notifica che viene espletata operativamente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Questo ha i suoi tempi, per cui non sappiamo neanche dare un'indicazione di quando eventualmente ci sarà un testo finale che tiene conto anche dei pareri eventualmente di Conferenza Unificata e Garante. A seguire, noi avevamo indicato in realtà in partecipa PA il 31 luglio. Però, come ho detto all'inizio, come abbiamo ripetuto più volte, i commenti effettivamente sono tanti, vanno approfonditi, quindi vogliamo dedicarci tutto il tempo
utile proprio per considerarli tutti o quanto più possibile, quindi recepirli quanto più possibile. Per cui sicuramente, adesso non voglio dire una data che poi praticamente non sarà, non riusciremo a essere allineati. Però andiamo anche verso le ferie, per cui non so se riusciamo prima della chiusura o sicuramente entro al rientro faremo la pubblicazione che vi dicevo all'inizio del report sulla consultazione pubblica, in cui per i commenti oppure per raggruppamento dei commenti, se sono indicazioni analoghe, commenti, osservazioni analoghe o simili, daremo le indicazioni, quindi se è stato recepito, perché non è stato eventualmente recepito, se risponderemo alle varie domande, ai chiarimenti e così via. Quindi sicuramente sarà pubblicato, ecco, diciamolo così, e sarà, come vi dicevo, abbastanza trasparente, nel senso che ci saranno indicati anche link dove possibile, perché ovviamente quelli arrivati tramite template. I link non ci sono, però riporteremo comunque il commento, e quindi anche per quei commenti arrivati attraverso il template ISO sarà possibile conoscere quali sono i termini dei commenti arrivati. Tutto questo processo poi si concluderà, come dicevamo, quindi una volta arrivati i pareri di conferenza unificati garanti e chiusi i 3 mesi di notifica alla Commissione europea. Ci sarà l'adozione formale e quindi il comunicato sulla gazzetta ufficiale. Nel frattempo, quindi da settembre in poi, cominceremo a lavorare sulle varie linee guida operative che dicevamo. Una è già indicata nel testo delle linee guida ed è relativa ai dati di elevato valore. Su quello ovviamente dobbiamo anche aspettare, come vi dicevo, la pubblicazione ufficiale del regolamento, e quindi sì, dovremo allinearci poi al testo ufficiale. Sulle altre, comprese quelle che citava Laura per quanto riguarda le licenze e gli altri aspetti che magari non è il caso, non è opportuno inserire nelle linee guida perché è troppo di dettaglio, troppo operative e così via, anche facendo riferimento all'iter che ho ripetuto diverse volte, cominceremo quindi a lavorare con le guide operative, ma come abbiamo sempre fatto anche con queste linee guida, sarà tutto pubblicato, quindi terremo conto delle attività che facciamo man mano anche per accogliere contributi al di là delle pubbliche amministrazioni, diciamo. Ottimo, grazie Antonio. Direi che possiamo concludere qui, avendo, insomma, ci siamo presi anche un bel congruo Sì, alla fine abbiamo fatto un webinar di standard, un'ora e mezza, diciamo. standard, secondo appunto i precedenti modelli operativi. Però no, era molto utile, credo, no, andare ad approfondire bene ogni singolo aspetto, perché insomma può essere di chiarimento proprio come guida operativa per le amministrazioni. Ricordo a tutti che poi appunto le presentazioni saranno disponibili sulla pagina di Eventi PA del webinar. Io ringrazio Antonio, ringrazio Laura, ringrazio tutto il back office Formez e ci rivediamo a Ovviamente, settembre scusa appunto Ugo, per... Prego. ovviamente ringrazio anche come Agile e tutto il Formez che ci supporta, diciamo, in tutte queste attività e l'ottima riuscita in tutti i casi, anche nel ciclo di webinar e anche forse soprattutto grazie a loro. Però, lo dicevo all'inizio, ringraziamo anche tutti coloro che hanno partecipato, hanno reso questa consultazione veramente molto partecipata, perché diciamo, lo aspettavamo, ma non ci aspettavamo, diciamo, nei termini che si è poi realizzata, diciamo, come dicevamo all'inizio. Ringraziamo veramente tutti e lo ripeto, terremo effettivamente conto quando possiamo farlo di tutto quanto è arrivato. Quindi grazie Sì, veramente a tutti. rimarco anch'io questo spirito di collaborazione costruttiva tra i vari stakeholder e le associazioni, insomma.
utenti interessati a questo tema e anche le amministrazioni direttamente coinvolte in questo processo, no? Quindi le citavi tu in precedenza, il MIBACT, il Ministero dei Beni Culturali, l'Istituto Geografico Militare e tutti gli altri che hanno, ci hanno aiutato in questa predisposizione di questa bozza di linee guida. Io vi ringrazio tutti, troverete tutte, come vi dicevo, le slide sulla pagina 20PA e ci rivediamo a settembre per i prossimi passi e per gli aggiornamenti sul processo di adozione delle linee guida. Grazie, grazie a tutti, un buon proseguimento di giornata. Grazie.